Io la strizzo, ragazzi, questo non si fa. Guardate le mani di Paola, ferma. Già sta sudando, vedi? Tendo a dire cottura perfetta. Abbiamo fatto l'omaggio al Duomo dell'Aquila. Amici di Bracemi Ancora, non potevamo proseguire il nostro tour in Abruzzo senza fare una tappa all'Aquila, città che merita tutto il nostro amore e tutto il nostro calore. Ok, questa è una città che insomma ha sofferto negli ultimi anni, perché siamo qua perché proprio nel centro storico dell'Aquila ha aperto una steakhouse. Guardate, da Piazza Duomo sono davvero 200 metri. Vi infilate nel vicoletto, mandalo in centro. Sembra un vicoletto di Trastevere, vero Paola? È vero, è carinissimo. Eccoci, siamo entrati. Buongiorno! Ciao! Tu chi saresti? Monia. La proprietaria? Eh già. Quella che sta alla comanda? Sì. Ma mi stai a riprendere? È da circa, Monia, da circa 2 minuti. Ragazzi, è un'ottima ristoratrice. Non ha molta confidenza con la telecamera, ma non è un problema. Quella ce la mettiamo noi, la confidenza con la telecamera. Sì. Hai aperto sto posticino? Sì. Tutto a brace. Ho sentito dalla cucina, hanno detto prepariamo le tartare. Tartare con il tartufo fresco. Tartare con riduzione al Montepulciano, tartare con cipolla caramellata e tartare con il limone. Questa tartare che andremo a mangiare viene fatta con la testa del filetto, quindi già questo è un plus, e sarà la stessa carne che andremo a mangiare poi sotto forma di costata. Se c'è una persona che critica nei confronti delle tartare, questa è Paola, praticamente una delle persone più rigorose, passatemi il termine, rompicoloni, per quanto riguarda il giudizio sulle tartare. C'è differenza tra tartare e battuta, nel senso a volte si danno queste carni che sono semplicemente battute, che non c'è nulla praticamente dentro, se non un pizzico di sale e un giro d'olio sopra, e le chiamano tartare. La tartare deve avere gli ingredienti, in quanto gli ingredienti lo fanno diventare un piatto. Tartar onorate, abbiamo praticamente lasciato solo la fetta di limone. Quale ti è piaciuta di più? Lo sai che a me questa con la fetta di limone mi è piaciuta? Sfiziosa, fresca, anche estiva. Anche perché, te posso dire una cosa? Quella con la riduzione di Montepulciano assaggiava solo te, te la sei mangiata tutta te, quindi... Calla, mo diranno che sono il solito ingordo. La verità! Però era ottima, lo sai? Se te la vuoi far rifare, ce la rifanno sicuramente, ma c'è tanta altra roba da assaggiare. No, lo so. Entriamo in cucina, va? Menù in mezzo. Allora, stiamo entrando in cucina e come mi insegna Paola, se famo prima il segno della croce e poi entriamo. Ciao Domenico! Io direi, andiamo a conoscere Amedeo, no? Andiamo. Amedeo! Americo! Che figura del merda, Americo! Oggi che ci grigli? Una bella mortadella. Poi? Una bistecca. Bene. Poi? E poi lo stick. Benissimo. Wow! Ho studiato, Paola, insieme alla mortadella grigliata arriva anche la caponata. Che dalla faccia è tutto dire. Guarda che bella che è. Se chiudo l'occhio sto a Catania praticamente. Ma a noi ci interessa questa, ragazzi. Questa, cari amici di Bracemi Ancora, è una delle mortadelle migliori d'Italia. È decisamente inusuale trovare questa tipologia di mortadella alla griglia. Nella mia esperienza, il mio lungo giro magari per i ristoranti, mi ha insegnato che la mortadella alla griglia generalmente viene fatta con una mortadella di qualità media. Perché lo sappiamo, la griglia e la brace rendono tutto più interessante, no? Gli danno quel kick in più. Mai avevo trovato la mortadella Paola, perché si chiama così, grigliata. Assaggiamo. No, non è buona. Mortacci quanto è buona. Quando finisci di fare salotto con Monia e mi vuoi raggiungere in cucina, perché adesso c'è una cosa fighissima che io voglio riprendere. Andiamo, andiamo. Fate salotto, eh? Monia, ti trovi bene con Paola, sì? Benissimo. Benissimo, te la porto via. Adesso facciamo il midollo alla brace, è una cosa fighissima. Siamo qui per il midollo. Andiamo. Signori, ora noi assistiamo e seguiamo la cottura del midollo. Come li prepari questi? Allora, li mettiamo un attimo dentro al forno, poi vengono finiti sulla brace.
sulla pasta. Così gli dai quel chicco di fumo bello che ci piace. Vai, ti seguiamo. Paola, c'è questo fatto che lo fanno sul forno a carbone e il midollo è una gran figata. Certo, sicuramente gli dà un sapore e un aroma diverso. Vai, chiudi, chiudi. Bello. Ci vediamo tra quanto? Benissimo. Il pranzo prosegue dentro, ragazzi, perché fuori è iniziato a fare veramente caldo. Se c'è una cosa della quale vado ghiotto, ragazzi, è proprio il midollo. A me fa impazzire, piace tantissimo, ma mi rendo conto che ad alcuni di voi potrebbe non piacere. Il mio consiglio è: provate ad assaggiarne uno, iniziate con uno. In questo ristorante potete anche ordinarne uno, noi abbiamo fatto all in, tutti e quattro, a 16 euro, altrimenti uno, ragazzi, lo pagate tranquillamente 4 euro e provate, magari siete tra amici e ve lo dividete. Allora inizio con il primo, che se non mi sbaglio questo è con il lime, giusto? Questo invece, ragazzi, è il midollo con lo zafferano ragazzi è tipico di qua, quindi ci sta che fanno il midollo con lo zafferano, vai! Midollo con la riduzione, ragazzi, di vino rosso di queste parti, di Montepulciano, vai! E dulcis in fondo, quello con il tartufo. E alla fine ti sei tenuto il migliore alla fine. Eccolo qua, prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Bella lotta tra i quattro. Se venite qua, mio personalissimo consiglio, quello con il lime e quello col tartufo. Ma pure gli altri due, ragazzi, nulla da dire. Mi sento un tantinello appesantito, però, perché vi posso assicurare, ragazzi, o siete uno stomaco forte, oppure magnassene quattro, rischiate di fare la fine di Alberto Sordi e della moglie nel famoso film. Ma levatemi una curiosità. Sì. Ma che cazzo vi siete magnato? Tutto. E il ristorante se siamo magnati. Allora, Michele, questo l'ho preso per te, perché questo è un primo che ha lo zest di lime, quindi va a sgrassarti la bocca con tutto quel midollo che ti sei magnato. Ti è, assaggia, dai. Sgrassiamo se sta bocca, va. Buoni, ha sgrassato, Ha messo spaghetto, ma ha rimesso fame. Però adesso è arrivato il pezzo forte, Michele. Il bisteccone. Io mi sono tenuta un po' leggera, perché a bistecca so che qua è tanta roba. Ragazzi, vi presento Riccardo. Riccardo, ciao. Tu sei l'altro proprietario del ristorante? Sono l'altro proprietario, sì. Tu sei colui che fa la selezione della carne. Passa. Signori, un applauso a quest'uomo. Riccardo, senti, prima di iniziare ti volevo chiedere come selezioni la carne di questo ristorante. Dimmi un po'. La filosofia è basata molto a sentimento. Mi piace la persistenza, il gusto, mi piace questo robusto di nocciola, quindi mi piace offrire ai miei clienti comunque un prodotto che non si trova facilmente in giro. Quindi anche se io ti dico danese, e di danese ce ne stanno tante, con questo grasso così bello giallo, così non sono così tantissime. Ce ne stanno poche. Esatto. Bene. Quindi adesso ci tagli e mangiamo cosa? Una Freya danese. E questa non ha una frullatura esagerata, perché qui stiamo intorno ai 48-49 giorni. Si può fare. Bene. Adesso l'assaggiamo e poi mi direte voi che ne pensate. Amici di Braciami Ancora, siamo al taglio. Dunque, come potete vedere, il nostro Riccardo taglia rigorosamente a mano. Yeah. Mamma mia, ragazzi. Quella supera il chilo. Mannaia per tutti, giusto? Niente taglio con la sega? Vediamo, facciamo la prova delle quattro dita. Ci siamo quasi, ci siamo ragazzi. Paola, secondo te quanto pesa? Questo è un chilo, 5,20 kg. Mannaggia, è incredibile. Paola, però scusami, 30 grammi sono davvero pochi, eh. Ci sta, insomma, dai. Analisi ravvicinata, ragazzi, del nostro bisteccone da 1,550 kg. La prova del dito, con la quale, Paola, non è che giochichiamo, ma che scopriamo con la prova del dito? La frullatura, nel senso che se risale su, insomma, la carne è abbastanza frullata. In questo caso ci abbiamo quasi 50 giorni di frullatura. Poi c'è il secondo test, che è quello del naso, odore ottimo. Quindi sì.
anche il grasso, quindi la carne è stata frullata perfettamente. Poi devo dire che con la mannaia Riccardo ci sa fare. Ha fatto un ottimo taglio. Ha fatto un ottimo taglio, dai, si vede che c'ha la passione e la filosofia del taglio con mannaia. Grassetto giallo, ragazzi, vedi, che guarda, ci piace tanto. Guardate, guarda, le mani di Paola. Ferma. Già sta sudando, vedi? Guarda. Già sta sudando. Buon segno. Come l'abbiamo tirata fuori dal frigo, ragazzi, questa bistecca ha cominciato a cambiare colore. Altri 2 minuti, ragazzi, ed è pazzesca. Ragazzi, questa è la cella di mandalò in centro e come vedete la carne non manca. C'è roba un pochino più frollata, c'è roba un pochino meno frollata. Il grasso giallo noi lo troviamo sempre qua, sempre. Però tu giri, selezioni, cerchi roba interessante. Assolutamente sì, sempre. Quindi se chi arriva, un carnivoro che arriva qua, se può mangiare il grasso giallo, ma può trovare pure altre robe, tipo? Può trovare un bel vitellone bianco dell'Appennino centrale. Vittoria. Può trovare comunque polacca, può trovare un'altra nazionalità. Può trovare la Spagna, l'Irlanda. Vabbè, sei uno che gira, insomma. Io tanto. Allora, costo del bisteccone che ci stiamo andando a mangiare? 6 euro letto. Quindi 60 euro al chilo ci sta. Corretto. Vediamo se è buona. Grazie. Cominciamo a cucinarla. Ok. La si mette all'impiedi. La cosa che mi piace di più di questa cucina è che è tutta trazione brace. Allora, se voi vedete da qua, dall'inizio, fino alla fine abbiamo la brace, ma non è finita qua, perché questo qui è un forno, ragazzi, guardate qua che c'è, sta a brace, forno a brace, cioè questa è la cucina dei miei sogni praticamente. Che belli sti ristoranti, se può dire. Carne, oh, carne qua, Paola al centro e brace come se non ci fosse un domani. Promosso. Ti è beccato sto grasso giallo. Eccola, è arrivata. Dovete sapere che il buon Riccardo la carne la scaloppa. Ovviamente, cari amici di Bracimi ancora, se la volete intera, glielo chiedete e lui ve la fa intera. Ma tu stai a sentire che odore che arriva da sta bistecca? No, dico, stai a guardare che opera d'arte. E poi, Paola, prendi un po' ste pinze. Cioè, vogliamo parlare di ste pinze? Sì. Ma tu hai mai trovato un ristorante che a ogni portata ti porta le pinze? La pinza da chef, poi. Grandioso! Mi piace. Ottima trovata. Poi ce la portiamo da sole al tavolo. Forse sarà la milionesima bistecca che io vedo nella mia vita, sì. Ma ti posso assicurare che continuo ad emozionarmi quando vedo queste opere d'arte. Signori, tendo a dire cottura perfetta. Perfetta. Bravo Riccardo, io la strizzo. Ragazzi, questo non si fa, lo facciamo per la scienza, okay. Lo facciamo per la divulgazione. Vado subito ad assaggiare. Questa è una signora bistecca. 100 volte la mangio, 100 volte la riordino. È succosa da 0 a 10 e succosa 9. Paola, dici la tua. Buonissima. Sì, saporita 8,5 e cotta benissimo. Ma questa è una carne che ti dice: ehi, mi devi masticare 2 o 3 volte in più rispetto alla media di tutte quelle bistecche paracule che incontrate in giro. E ci sta, io da carnivoro apprezzo questo fatto di dare 2 o 3 ciancicate in più, perché me la fa gustare ancora di più e mi fa esplodere ancora di più il sapore in bocca. Buona, buona, buona. Se siete carnivori di serie A e siete super professionisti, dovete fare come facciamo noi, la prova del grasso giallo. Questo non è grasso e sapore, questo non è grasso, questo è un confettino di sapore. Dovete fare così. E lo dovete masticare lentamente. Masticando, il grasso esploderà dentro la vostra bocca e vi regalerà una sensazione unica. Volevo dirvi una cosa, per tutto il video, ragazzi, noi ci siamo bevuti un Colle Forca, che è un Montepulciano d'Abruzzo del 2008 strepitoso, perché questo ristorante ha anche dei signori vini.
E se poi siete proprio delle cinture nere quinto dan, ragazzi, dovete prendere l'osso e sgranocchiarlo, perché qui c'è la parte migliore. E dopo che avete addentato l'osso potete urlare, come faccio io, un liberatorio: mortacci, quanto è buono, o quanto è buona. Buona, finché i denti mi reggono, ragazzi, io divorerò gli ossi. Bistecca divorata, perché noi non ci facciamo mai parlare dietro. Ho saputo da fonti certe che fanno un ottimo tiramisù. Michele. Dai, finiamo in bellezza. Un tiramisù, due cucchiaini però, eh. Perché noi non vogliamo passare per voraci gargarozzoni. Magnoni. Magnoni, assolutamente no, noi ci dividiamo tutto, giusto? E quindi assaggiamo sto tiramisù che, ragazzi, gira voce che meriti. La voce che c'era arrivata era giusta. La nostra talpa aveva ragione. Mangoccio di genziana, come lo vedi? Stai in Abruzzo, che fai, te bevi la genziana? Mica, io come vado a fare 3 ore di sonno? Oh ragazzi, complice un eccesso di genziana, la chiusura di questo video la facciamo 24 ore dopo essere usciti dal ristorante. Però che dirvi, mandalo in centro a me, al ristorante che è piaciuto. Se volete uscire dalla routine dell'arrosticino e volete addentare i bistecconi, questo secondo me è il posto giusto. Ma attenzione, per fare la chiusura del video, sapete dove siamo venuti? Siamo venuti a Mandalò in montagna, che è il cugino di Mandalò in centro. Però qui i bisteccoli li trovate, è un altro format, ok? Paola, dimmi Michele, tornerai a fare video con me? No, guarda, mai più? Vediamo, dopo oggi vediamo. Ok, così mi piace. Allora ragazzi, vi regalo una veloce carrellata di immagini di Mandalò in montagna. Ciao.